su Ilaria Salis, la nostra ambasciata ha fatto tutto ciò che doveva per garantire il rispetto della dignità del detenuto. Ilaria Salis è un detenuto in attesa di giudizio, quindi non è un detenuto condannato. Abbiamo avuto risposte positive alle sollecitazioni da parte del governo, che non possono essere sollecitazioni dirette nei confronti della magistratura, però già la decisione di anticipare l'udienza da maggio a marzo è un segnale che va nella giusta direzione. Io mi auguro che possano essere concessi gli arresti domiciliari alla Salis, che possono essere prima concessi in Ungheria, e se poi in Italia la famiglia ovviamente e l'avvocato lo richiedono, poi si possono chiedere di avere in Italia. Ma già il fatto che si accelerino, i tempi del procedimento penale fa ben sperare, e anche i messaggi che la Salis ha inviato parlando con il nostro ambasciatore l'altro giorno, sì, come ho riferito in aula alla Camera, conferma che la sua detenzione riceve più attenzioni rispetto anche al passato. Quindi direi che l'azione del governo, e direi soprattutto l'azione della nostra ambasciata a Budapest, ha avuto effetti positivi. Io sono un garantista, quindi per me finché uno non è condannato nel terzo grado di giudizio è innocente, mi auguro che la Salis possa dimostrare di essere innocente, e noi abbiamo dato suggerimenti e consigli alla famiglia sempre nella tutela dell'interesse della cittadina italiana detenuta. È ovvio che non possiamo chiedere l'estradizione perché l'eventuale reato l'ha commesso in territorio ungherese, quindi non abbiamo i titoli per chiedere l'estradizione. Ma stiamo seguendo il caso di Ala Salis come quello degli altri 2.404 cittadini italiani che sono detenuti. Ieri ne ho parlato anche con il ministro degli esteri rumeni per quanto riguarda i detenuti italiani in Romania. C'è questa decisione di far scambiare della possibilità ai detenuti che possono scontare i rumeni in Romania la condanna, e gli italiani in Italia la condanna subita in Romania. Quindi anche da questo punto di vista c'è ancora una volta grande interesse da parte del governo, da parte del nostro paese nei confronti dei nostri cittadini, anche detenuti.